Ciao Mauro, Ciao. puoi parlarci un po' di te, del tuo lavoro? Allora, questa nasce un progetto che è nato 3 anni fa, rilevando questo stabile, molto abbandonato. Con grande impegno abbiamo cercato di rimetterlo in sesto per fare la vera fattoria didattica, dove le scuole che potevano venire a vedere com'era la vita di campagna. Quindi facciamo fare ai gruppi le varie attività della produzione. Dalla lavorare la terra, a sistemare i recinti, interagire con gli animali, seminare, piantare e nelle varie fasi dell'anno ci saranno le varie fasi di raccolta o semina o quello che è, quindi ogni gruppo che verrà in periodi diversi farà determinate azioni. Io spero che le persone che vivono questa esperienza possano apprendere altri ritmi e altre nozioni da riportare poi nella propria vita quotidiana. E questa è la cosa principale che uno deve capire, cioè rivalutare non la bellezza del prodotto ma la qualità. Sì, è vero che qui hai dei ritmi e dei tempi molto elevati per poter svolgere tutte le attività, ma d'altro canto c'era anche la vecchia vita, uscire, andare al pub, trovare il tempo per gli amici, perché noi qui siamo sperduti, ogni cosa che ti serve devi fare 10 km. Sì, un'altra cosa che facciamo con i gruppi è fargli vedere il territorio da un altro punto di vista. E i tratti fluviali si fanno tranquillamente in canoa e apprezzi un elemento che ormai è dimenticato, questo è il Tevere, noi siamo nella riserva naturale Tevere Farfa.